È stato il tuo primo gol tra i professionisti questo o avevi segnato ancora? No, secondo, segnato 2 anni fa. Il precedente l'avevi fatto quando? Nel 2020 a Imola, stagione 2021. Con? Imolese, contro il Carpi. Com'è stato lì? Ha tirato la punizione? D'angolo. Corner. No. No, il corner? La... Sì. Il primo gol, no, gol qui, qui corner si riguardi, no? O Di Marco. O Di Marco. Di Marco penso, era Dusci. Sì. Di Marco l'ha tirato. Sì, sì. E tu di testa? Sì. Centro, secondo palo, più o meno. Sei riuscito a prendere. Cosa è successo? Perché per dico almeno 70-75 minuti è stata una partita contro una squadra ben messa in campo che ti ha dato qualche problema, sì, sì. Però l'1-4 finale è un po'... No, il risultato non penso si rispecchi la prestazione che abbiamo fatto, però purtroppo è andata così e dobbiamo essere sicuramente più attenti perché è più bravi a finalizzare davanti e noi più attenti dietro perché non si può... Una partita comunque il primo tempo dominato e poi subisci dei gol così, purtroppo dispiace, però non, c'era tanto entusiasmo dopo Pordenone, non eravamo dei fenomeni, adesso non siamo scarsi, quindi prepariamo adesso la partita di Coppa Italia e poi di domenica. No, rispetto a Pordenone, dove siete stati messi veramente un po' sotto assedio, c'erano i frangenti della partita, oggi questo assedio non c'è stato. E voi, a parte Salines che cambia fascia e Di Marco per Berlozzi, eravate gli stessi. Diventa difficile da spiegare una prestazione, un risultato, non la prestazione, sì, un risultato sì, così. Purtroppo abbiamo preso 4 gol da non prendere, perché sono tutti nati da situazioni o ripartenza o punizioni loro con cambi gioco e quindi dobbiamo essere più bravi se vogliamo stare lassù e combattere per qualcosa quest'anno importante. E possiamo farlo, però dobbiamo dimostrarlo soffrendo come abbiamo fatto Pordenone e poi finalizzando le occasioni che riusciamo a creare. Anche perché avete subito 4 gol sui quali il portiere... Sì, sì. No, assolutamente, non è colpa del portiere, anzi non poteva far niente. Ci ha già salvati tante volte in altre occasioni. Okay. Il fatto magari di aver sbagliato tante occasioni da rete può essere che magari vi abbia demoralizzato nel corso della partita? No, noi non è quello, perché sicuramente fa male non riuscire a fare gol nelle occasioni che crei, però non deve essere un alibi o un qualcosa del genere per poi subire dei gol così, non possiamo se vogliamo stare là davanti. Se non si fa gol dobbiamo essere bravi a non prenderlo e poi come a Pordenone, quando c'è l'occasione, oggi abbiamo avuto tante occasioni, non siamo riusciti a buttarla dentro, Pordenone invece siamo riusciti a soffrire. Un'occasione l'abbiamo buttata dentro, però come ho detto prima non siamo diventati dei fenomeni dopo Pordenone, non siamo scarsi dopo la prestazione di oggi, dobbiamo rimanere lucidi e lavorare per ritornare dove meritiamo. E Renate non è la squadra che ti ha maggiormente impressionato quest'anno? Forse Pordenone? Sì, comunque hanno una buona squadra, una buonissima squadra e evidentemente meritano di stare lì se non perdono dalla prima di campionato, però ad oggi abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti e purtroppo per adesso di poter perdere con tutti. Dobbiamo diventare più squadra, più forti sotto questo punto di vista. Soprattutto dovete riuscire a far punti in casa, perché in casa siete tra le peggiori della classifica e in trasferta siete in alto. Tre sconfitte in casa e una fuori. Con 3 autogol tra l'altro nelle ultime 4 partite. Sì, sì. Purtroppo gli episodi sono andati un po' così. Poi noi ci abbiamo messo sicuramente del nostro per portarli a nostro sfavore, però indubbiamente dobbiamo fare di più perché
non possiamo fare pochi punti in casa con comunque i tifosi che non, anche oggi ci hanno applaudito alla fine della partita, nonostante abbiamo preso 4 gol, quindi dobbiamo dare di più.